Ciao a tutte, sono Alice e benvenuti in questo video. Oggi vi farò vedere come fare il refill di un semipermanente su queste unghie. Per la rimozione sto utilizzando la Raptor Hard di Passione Unghie, con il quale rimuovo il colore e accorcio direttamente la lunghezza con la fresa. Questo passaggio ci permetterà di risparmiare molto tempo. Con questa punta bisogna stare molto attenti a non toccare assolutamente l'unghia naturale, in quanto è comunque una punta di media abrasività, quindi se siete ancora alle prime armi o comunque non avete molta dimestichezza con la fresa, vi consiglio di utilizzare una punta di una grana più fina, specialmente se si tratta della rimozione di un semipermanente. Dopo aver spinto indietro le cuticole con uno spingipelle in acciaio come il mio, oppure con un bastoncino d'arancio, andiamo a dare la forma dell'unghia con una lima 180 o 240. Vi consiglio di fare questo passaggio nel miglior modo possibile, sia che si tratti di un semipermanente che si tratti di un refill in gel, in quanto questo passaggio vi farà risparmiare moltissimo tempo sia nella stesura del prodotto che nella limatura finale. Questa è la punta pesciolino di La Femme, questa punta andrebbe di norma utilizzata dopo quella trapezio, ma io personalmente mi sto trovando molto bene ad utilizzarla come prima punta. Per un'ottima manicure vi consiglio di procedere prima dal centro verso sinistra e poi dal centro verso destra, o viceversa. In questo modo siamo sicure di pulire il giro cuticole al 100% senza tralasciare nessuno spazio. La cosa fondamentale in questo passaggio è non fare assolutamente pressione sull'unghia e non andare in profondità nella zona cuticole. Adesso procediamo dal centro verso destra. Dobbiamo invertire i giri della fresa e vi ricordo di farlo sempre a motore spento, altrimenti la vostra fresa si brucerà. Questa invece è la punta trapezio di La Femme. Questa punta serve ad opacizzare perfettamente l'unghia naturale e pulire ancora di più il giro cuticole. Ci fa risparmiare veramente tempo e opacizza veramente la perfezione. Vi ricordo di non fare sempre pressione sull'unghia naturale e di non passare più e più volte sullo stesso punto. Teoricamente questa punta andrebbe usata prima della punta pesciolino che abbiamo utilizzato prima, ma come ho già detto io mi trovo bene utilizzarla in quest'ordine. Una cosa che comunque posso dirvi su queste punte è che sono di altissima qualità, le sto provando da qualche giorno e veramente mi piacciono tantissimo, qualità molto alta, diamantate, e vi consiglio assolutamente di provarle se non lo avete già fatto.
anche questa tronchesina di La Femme, devo dire che ormai la ho da quasi un anno e taglia ancora benissimo. Comunque voi per questo passaggio potete decidere di utilizzare sia una tronchesina che le forbicine. Questo chiaramente va in base alle vostre preferenze o comunque alla vostra manualità. Alla fine di tutti questi passaggi andremo a ripulire le unghie dalla polvere con un pad imbevuto di cleaner e vi consiglio di utilizzare un cleaner che non contenga né acqua né oli. Ora andiamo ad idratare l'unghia con un nail prep e una volta evaporato andiamo ad applicare il primer non acido sull'unghia naturale. Ora finalmente passiamo alla base, questa è la base per semi permanente di Love Nails nella colorazione beige. Io personalmente mi sono follemente innamorata di queste basi, hanno un'aderenza pazzesca e ci si possono fare anche dei piccoli allungamenti. Queste basi, come potrete vedere, si livellano senza sforzo e hanno delle colorazioni bellissime. Una cosa a cui tengo molto è che questa azienda ha mantenuto un pack molto semplice per tenere il prezzo contenuto e avere una qualità molto alta. Un consiglio che vi voglio dare è proprio di prendere il prodotto e stenderlo con il pennellino in maniera molto molto sottile e massaggiarlo bene sulla lamina. In questo modo il prodotto aderirà perfettamente e poi potete procedere tranquillamente con il rinforzo. Prima di stendere il colore, spingete indietro le cuticole con uno spingipelle in acciaio o con un bastoncino d'arancio per rendere la stesura del colore perfetta. Applichiamo il colore di Alepaz numero 11. Questa linea fa dei colori molto molto coprenti, molto fluidi. Basterà una sola passata per renderlo perfetto. Se siete insicure di andare con il pennellino in dotazione nel giro cuticole, procedete con un pennellino sottile. Adesso passiamo il buffer molto delicatamente sul colore per facilitarci la realizzazione della nail art. In questo caso realizzeremo un effetto maculato, quindi creiamo dei puntini in maniera molto casuale e creiamo con il pennello delle macchie. Il tutto deve essere assolutamente casuale e impreciso, non c'è bisogno di star lì a lavorarci più di tanto. Più imprecise verranno le macchiette, più l'effetto maculato verrà bello.
Quando siete soddisfatte delle vostre macchie, andate in lampada e prendete un gel color nero o un paint nero. Andate a contornare dai lati le vostre macchie e anche qui non dovete farlo assolutamente in modo lineare o preciso. Una volta terminato tutto, possiamo sigillare. Questo attualmente il mio sigillante preferito è il Dr. Top, sempre di Alepas, ed è un sigillante senza dispersione. Come potrete vedere dall'inizio del video, questo sigillante dopo un mese è rimasto ancora lucidissimo. Ricordiamoci che questo sigillante dopo la polimerizzazione deve raffreddarsi per 60 secondi circa. Al lavoro terminato applichiamo questa crema. Questa è una crema Skin & Nail Care ad asciugatura rapida e rende subito le mani morbide e idratate. Questo è il lavoro finito, spero che vi piaccia e se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarmi.